Sei famiglie costrette ad evacuare a causa dell'incidente di ieri in via Cona a Teramo. Il sindaco della città ha disposto per 4 nuclei familiari la sistemazione in una struttura ricettiva. Intanto si spera in una celere sistemazione per la palazzina danneggiata. Il proprietario dell'immobile infatti dovrà provvedere personalmente all'adeguamento, salvo poi rivalersi sull'assicurazione. L'intervento che abbiamo subito attivato è stato quello di, con la collaborazione ovviamente dei vigili del fuoco e con i nostri uffici, di evacuazione delle famiglie, perché al di là del danno all'edificio principale si è determinata una situazione di insicurezza e inagibilità dell'unico passaggio che consente anche ad altre 2 famiglie di poter raggiungere le loro abitazioni, perché poi è questo l'elemento che comunque oggi richiede una messa in sicurezza che, come abbiamo disposto, deve essere immediata da parte del privato, del proprietario, anche perché non è decisamente complessa come messa in sicurezza, quindi è necessario intervenire. Poi il privato si rivarrà ovviamente sulla base dell'assicurazione con chi di dovere, anche per consentire alle famiglie che devono di poter rientrare, famiglie che sono distribuite così al momento nell'ospitalità, 2 assistite dalla rete familiare, quindi dai parenti, e 4 all'interno di una struttura alberghiera dell'Hotel Michelangelo, con cui ci siamo attivati immediatamente ieri per avere un confronto che garantisse una immediata appunto ospitalità per le famiglie, che rimarranno lì ovviamente fino a che non ci sarà una messa in sicurezza, che comunque oggi è in capo al privato, che deve intervenire immediatamente.